Daniele Diomede, oggi hai parlato tu al posto di Mezzanotti, come mai questa scelta? Questa scelta perché ragionando con la società abbiamo preferito far lavorare la squadra e il mister in modo compatto e quindi non volevamo creare a Davide ulteriori pressioni o ulteriori comunque sia distrazioni rispetto alla partita di domani. Non so se siete d'accordo, ti ha detto abbiamo fatto diversi danni fra Sansepolcro e Pomigliano, è stata forse la settimana più nera della stagione questa? Ma sì, anche se alla fine mi ha pareggiato domenica, quindi la striscia positiva in campionato continua, però onestamente è una settimana dove ci siamo allontanati ancora di più dalla Pistoiese e dove abbiamo messo in dubbio il passaggio del turno in Coppa Italia, perché perdono 2-0 in casa, tutto può accadere nel calcio, però è dura poi andare giù e vincere e ribaltare il risultato. Domenica c'è stato il 2-2 con il Sansepolcro, sembrava che Mezzanotti insomma stesse per lasciare, Ferretti lo ha riconfermato. Poi c'è stata la partita con il Pomigliano dove tu ti sei preso anche dei cuori da parte dei tifosi. Ieri sembrava nuovamente traballare la panchina di Mezzanotti e domani invece andiamo a deruta con... No, domani andiamo a deruta con Mezzanotti perché Mezzanotti è l'allenatore dell'Arezzo, però ecco, non nego che il presidente che in questa settimana è stato all'estero e quindi ha avuto impegni di lavoro... È lui a prendere decisioni, quindi ad oggi la decisione del presidente è che domani si va a deruta con Mezzanotti perché Mezzanotti è allenatore dell'Arezzo e poi sapremo da Ferretti cosa vuole fare, ecco, però ci tengo a dire che proprio per questo stiamo cercando di fare fortino intorno a Davide, perché domani c'è una partita da vincere, Arezzo deve andare a deruta a vincere. E ai giocatori hai detto aspetta anche il compito di far tornare l'entusiasmo al presidente, perché insomma c'è il timore che possa lasciare a giugno. Ma io penso come in tutte le cose, quando uno da tanto investe tanto, ma non parlo soltanto dal lato economico, anche di tempo, di impegni, di attenzioni, e poi magari non vedi i risultati che te speravi, normale che ti viene un po' di stanchezza, quindi sta a noi far tornare la forza e l'entusiasmo al nostro presidente. È l'ultima spiaggia quella di domani per l'allenatore? Ma ripeto, spetta al presidente questa cosa, io non lo so dire, però sai, non vincere domani a deruta significa forse dire addio completamente al campionato, quindi comunque il presidente sa cosa deve fare.